Ok, e dovremmo essere in live. Salve a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Disney Dreamlight Valley. Sesto aggiornamento, 8700 episodi, non so più manco quanti ce ne sono, però insomma andiamo avanti per scoprire un po' le strabilianti avventure della me versione Disney in un mondo incantato delle Disney. Sì, delle Disney. Della Disney. Ecco. Perfetto, allora facciamo un piccolo recap intanto mentre aspettiamo che entrano tutti quanti, ovvero possiamo dire che per questo sesto aggiornamento ci sono state diverse novità. La prima novità è Vanellope e con l'arrivo di Vanellope, come potete vedere, infatti ho delle missioni da sbloccare che adesso insomma mi aiuterete e sbloccheremo insieme. E poi devo ancora finire la fata smemorina, ma vabbè, dettagli. E con l'arrivo di Vanellope è arrivato, diciamo, dei nuovi eventi che sarebbero questi, il Dream Snap. Il Dream Snap è praticamente è il primo tentativo che vuole fare questo gioco nel multiplayer, ovvero sono tipo dei concorsi di fotografie in cui poi se vinci, ricevi dei premi e devi fare queste fotografie basandosi, diciamo, su dei temi. Qui, ad esempio, il tema di oggi è Oceania giocoso, perciò è consigliabile usare delle cose Lilo Stitch e familiare. Quindi più usate questi temi, più potete vincere tutto quanto, ecco. E la sfida delle decorazioni, esatto. Poi si può anche votare. A quanto pare sì. Ah, guarda quante. Vedi, ad esempio qua si può votare. Voto lei. Sono in un campo per giocare Ok, una cosa, non vi eccolo. dico Ciao cosa, Robert, però vi grazie. faccio vedere le tre civette. Salutate! Lei. Io voto. Lei. Ok, perfetto. Ah, si può ancora votare. Bella questa. Boh, questa. Ammazza quante. Oh, perfetto, quindi posso riscorrere. Oh, ok, buono. Allora, praticamente cosa vogliono? Di base, ho capito che vogliono che noi votiamo le fotografie. Di base, infatti, ne posso votare 8700 in modo tale che così mi prendo anche un po' di lune. E questa carina. Questa. Questa, simpatica. Vedi, 45 su 50. Beh, bella questa. Ok, basta, ho fatto. E prima di tutto penso che ogni giorno possiamo, cioè votando queste cose possiamo un po' riscuotere le lune che ci possono sempre servire. E poi praticamente ci sono queste sfide di fotografie. Di base devi abbellire la tua Dreamlight Valley e abbellendola puoi dar vita a fotografie su fotografie, ecco. Insomma, la gioia, visto che la mia di Dreamlight Valley è tutta disordinata. Vabbè, dettagli. Allora, andiamoci a prendere la nostra Vanellope. Io già inizio a morire di caldo. Andiamoci a prendere la nostra Vanellope perché dobbiamo farle sbloccare Ho perso Vanellope, se pareva. Il livello 7, ma non trovo Vanellope. Dove cazzarola è finita? Dove cacchio sta Vanellope? Mi sono persa Vanellope. Io due cose dovevo fare. Dai. Eccola. Ok, l'ho trovata. Me l'ero persa. E quindi vabbè, insomma, adesso Vanellope ci ha presentato un po' questo primo approccio al multigiocatore. Caruccio, insomma, perché ha senso con tutta la storia del glitch. E ora stiamo aiutando Vanellope per fare il suo bellissimo e strabiliante kart. Mi sono ripersa Vanellope parte 3. Eccola. Eccoti. Grazie per esserti fermato! Ok, facciamo qualcosa insieme. Ok, così riempiamo, facciamo le cose con le zucche. E intanto portiamo i materiali a Fata Smemorina. La Fata Smemorina mi sembra che era a casa. Io non mi ricordo manco più dove abita. Ah, abita qua. Perfetto. Quindi lei ci segue. E noi finiamo sta cosa con la Fata Smemorina. E poi ci prendiamo tutta una serie di zucche infinite in modo tale che così, insomma, portiamo avanti questo progetto. Mi concederesti un Eccoci. momento, figliolo?
Diamogli tutto il materiale. Sono in un camper a girare una cosa, non vi dico cosa, però vi faccio vedere le tre civette. Salutate! Bene, eccoti. Ah, splendido, ora lasciami solo. Sì, ci siamo, e ora? Perché la magia funzioni? Diciamo insieme, bididi bodidi. Oh, molto bene, molto bene. Ok. Ora, una volta che avrai applicato questo obiettivo alla tua macchina fotografica, dovresti poter sistemare i miei incantesimi. La magia però funziona solo dalla fine del pomeriggio a mezzanotte di ogni giorno. Oh, già che ci sei, potresti dare un'occhiata nel villaggio per vedere se qualche altro mio incantesimo è andato a carta. Ok, dove devo guardare? Ho fatto, ecco, voleva una giretta gialla, ora fa qualcosa per rendere la spiaggia paradisiaca. Voleva potersi camminare, voleva potersi ammirare. E c'era un marchingegno per le bevande calde per lo scaffale di Cesaremi. Ok. Madonna, ma c'ho 3.450.000 cose. Oddio, mi sono seduta, scusami. Allora, usiamo l'obiettivo incantato, usalo. Perfetto. Ehi! Scatto una foto all'oggetto rotto in casa di Minnie tra le 16 e mezzanotte. Scattiamo una foto all'oggetto, dai. Vediamo un po'. Boh. Quindi. Andiamo. Aspetta, casa di Minnie, vogliamo che famo prima. Minnie! Ok. Non ho ben capito perché non la mattina hanno fatto questa cosa degli orari. Alquanto strana, ma vabbè, dettagli. Ok, andiamo. Ok. Ok, ok, ok. Vamos. Se ovviamente avete domande, chiedete, non abbiate paura. Qual è l'oggetto rosso? È questo. Facciamo una foto. Cambia formato. Cambia modalità. Ok. Ok, perfetto. Facciamo una foto, scatta. Ok. Ah, perfetto. Allora, scatto una foto degli oggetti trasformati. Quindi la bicicletta gialla di Pippo. Bicicletta gialla di Pippo. E mo che cos'è? Comunque non so cosa aspettarmi. Il prossimo aggiornamento non dovrebbe finalmente arrivare la Bella e la Bestia. Vanellope, oddio, lo sapevo, ma non lo sapevo. Pippo, levate, devo fare la foto alla tua bicicletta gialla. A quanto pare. Dove sarebbe? Effettivamente una bicicletta gialla in casa è un po' improbabile, però. Sono in un camper a girare una cosa. Non ciao Zendark! Però vi faccio vedere le tre civette. Salutate! Salve, salve, salve. Allora, la bicicletta di Pippo. Ma da dove la trovo la bicicletta di Pippo? Giusto per sapere. Che è sta sedia di... Ok, mi immagino che sia questa la bicicletta di Pippo. Immaginavo che arrivava a settembre. Vabbè, facciamo scatta. Ok. Perfetto. Lo specchio di Madre Gothel. Ok. Ma mi sa che Remy sta dormendo. Questa cosa è un po' problematica. Vediamo un po' se lo specchio sta qua dentro. Non vedo l'ora che arrivi Belle. Cioè, spero che sia anche un aggiornamento davvero davvero interessante. Madonna mia. Che... Ok, perfetto. E la nuova macchina da caffè di Remy.
Ok. E ripeto, ho paura che Remy stia dormendo. Quindi sono un po' preoccupata. Signori e signori. Andiamo a vedere. No. Sì, Remy sta dormendo. Cazzarola. Ma se lo smuovo in qualche modo? Beh, non so come. Beh. C'è un modo per rompere il gioco? Per smuoverlo? Forse è qui, così. Aspetta, vediamo un po' se riesco a smuoverlo un pochino. Scusatemi, ho un momento da ariettina perfetta. Vediamo un po', magari così. Vediamo un po'. Ah. Boh. Comunque veramente bello, cioè. Non vedo l'ora. Che pizza! Sta dormendo! Ah! Va bene, andiamo a fare quell'altro, visto che non posso fare quello di Remy. Ovvero questo, che non posso ancora sbloccare. Vanellope, andiamo a raccogliere zucche su zucche. Così si blocca tutto. Signorina Vanellope, andiamo. Meno male che faccio zucche su zucche. Ok. Ormai sto dando a tutti i miei diciamo paesani, per così dire, il potere questo della cosa dell'agricoltura, perché so che potrebbe servirmi, almeno così faccio un botto di soldi. Ok, Penelope mi si è impallata. Se Vanellope si è impallato, vuol dire che dopo mi si buggerà il gioco malissimo. Ogni tanto a Vanellope gli viene questo glitchino. Mamma mia, magari. Se potessimo farli. Ok, il fatto che Vanellope sia ancora così ferma mi preoccupa un pochino. Ma vabbè, dettagli. Appunto. Che figo però che in una botta così fa tipo boom. Ok. Ok, dovrei averle prese tutte, si pensa. Madonna mia, guarda che casino. Ok, prendiamo questo. Ok, questo è così. Fate, mi raccomando, 8700 zucche. No. Eccone altre. Quanto è bello! Quante queste zucche! Infinite! Allora. Dai! Che dobbiamo arrivare al settimo livello. Poi non lo so, gli inizio a regalare tipo a manetta tutti i giochi, non lo so. Pietre a vita. Whee!
me ne compaiono così tante così? Vabbè, buono, io ne prendo 8000, però non ho ben capito questa cosa. Vabbè, l'ho preso così. Aspetta che... ho dei problemi di fondo nel cercare di prendere Sazuke. Ma sta zucca in mezzo! Ma che è? Cioè, qualcuno lo sa? C'è Zelder che sta zucca in mezzo, sai? Senza fare spoiler, solo se sai. Ok, perfetto, andiamo alla successiva. Ah, ok, perfetto, grazie. Ecco, riassunto perfetto. Immaginavo. Peccato che mi sta dormendo Revi. Zuccotti. Sì, ma ne stiamo a fare 8000. Perché mi servono per la questione, diciamo, livellare Vanellope velocemente. E per far più soldi. Che ogni tanto io compro il mondo d'azio. Adesso ho deciso che ogni giorno compro un botto di roba d'azio paperone. Tutta quella che io non ho. Anche vestiti, tutto. Tutto. Ho deciso di fare questa cosa. Perché almeno così è più comodo, insomma. E forse mi si sbloccano cose nuove. Ogni tanto ero un po' scettica. Ma qua c'è una zucca qua per terra. Vabbè, non voglio sapere. Dentro la fontana c'è una zucca. Quindi ma la faremo a farla arrivare a livello 7? Entra nella fontana come il tizio della fontana di Trevi. Beh, ci sta effettivamente. Ah, corri. Ok. Questo. E poi così. Ok, perfetto. Vediamo un po' se si è sbloccato qualche ricordo. Un cavo. Vabbè. Vai, vai. Ma dai. Cioè, ho fatto due campi di zucche. Quanto devo livellare Vanellope? Dai. Mamma mia, faticosissima. Ma veramente io inizio a regalare cose. No, non gli piacciono le zucche. So che a loro so quelli che gli piacciono un sacco altre. Cioè, tipo, primo dei regali a scelta. Ok. Prima di tutto dei regali a scelta. E poi nel caso, tipo le pietre. Le pietre ho visto che gli piacciono un sacco. Ok, ok, ok. E ok. Ah, questo. Ok, perfetto. Andiamo a venderle. Almeno così gliele vendiamo. Vendi. Guarda quante. Guarda quante. Sono ricca. Yeah. Ah no, devo comprarla, aspetta. E là, amico. Wow. Ok, perfetto. Ci vediamo dopo. Ok. Vai, ecco, di nuovo. Adesso possiamo tranquillamente chiacchierare perché... cioè, sarà una cosa infinita questa, così... aspetta che vedo Vanellope come sta messa. Dai Vanellopina, livella, livella. Ce la possiamo fare, tesoro. Dai piccolina. Dai.
30 anni dopo. Sì, assolutamente passione contadina, perché a quanto pare qua per livellare un personaggio devi fare la contadina a vita, la cosa più facile che uno può fare. Dai, vai la lobina, su! Ce la possiamo fare, eh? Mamma mia. Niente. Non finirà mai più questa cosa. Già me lo sento. Infatti è una palla, ma pazienza, c'è di peggio. Ah, assolutamente sì, c'è molto di peggio, quindi cioè non mi lamento, anche se devo dire che insomma, se si riuscisse a livellarli un po' più velocemente, oddio, comprendo anche il fatto che ha senso che si livellano un po' così lentamente, perché sennò il gioco finirebbe subito, ecco, quello sì. Quello assolutamente. Però diciamo. Dai, Vanellopina, su. Dai. Dai, ce la puoi fare. Confido in te. Dai. Quasi, quasi, c'eri quasi arrivata finalmente. Cioè, mi sono fatta due campi di zucca per farla arrivare quasi a livello 7. Sta cosa è assurda. Mamma mia. Il coccodrillo ogni tanto si stava impallando. Io comunque finalmente sono arrivata a 3000 lune. Adesso aspetto il castello, quello tipo a forma di casa, perché voglio assolutamente quello. Ce la farò. Me lo sento. Ah, 100 anni dopo. Eccola. Io risento tutte le mie fatiche della vita. Ok. Tesoro, ti capisco, aspetta. Yeah. Ok. Ecco fatto. Allora. Facciamo così. Oh, ce l'abbiamo fatta! Alleluia! 8700 anni dopo. Che bella la cosa da sbloccare il livello 8! Aspetta. Arrivo, eh. Ok, ok. Perfetto. Signora Vanellope. Giulietta, so cosa manca a questo posto. Ti piacerà tantissimo. Qual è la tua idea? Dobbiamo avere le battaglie boss. Sai, l'epico scontro finale con un super cattivo. Quello sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. Le ciliegine, ma risponderò così perché non so che dire. Le ciliegine candide sono buonissime, ma non divaghiamo. Guarda, sfidare dei cattivi in battaglie boss è una cosa buona. Ok. Io sono una pilota nata, ho la competizione nel codice. Quando abbiamo fatto tutti quei minigiochi insieme, per me è stato entusiasmante. I cattivi vogliono fare i cattivi, giusto? Aiutiamoli a toglierti la voglia. Di cosa abbiamo bisogno? Vabbè, è inutile dirgli che mi sembra una grande stronzata, concordo. Ci batteremo con 3 cattivi nella valle. Dobbiamo essere preparati in caso il gioco si faccia più duro. Però quindi preparare delle pozioni. Ecco le ricette. Quando avrai fatto, torna da me. Ok. Oddio, come la casa di Ursula? Ursula sta dormendo! Vediamo un po' che cosa vuoi te di regali. Il giglio della passione bianco, tacos e pesce, insalata abbondante. Andiamo a fare queste cose. Tanto, perché io sono cosciente del... Ah no, aspetta. Prima facciamo questo. Di qua, va. Così, livelliamo un secondo, va. Cioè, ah, ma non ha senso sta cosa che ha detto lei. Però va bene, cioè, effettivamente ha più senso quello che stavo per dire io. Ovvero, come farsi odiare ancora di più?
Cioè, già averceli nella Dreamlight Valley è un problema di base perché possono iniziare a fare un po' gli stronzi a quanto pare. Però, boh. Bubble tea al lampone, bubble tea alla menta e bubble tea al cocco. Carini però. Zappe di cucina non erano delle pozioni, scusate. Vabbè, dettagli. Parecchi dettagli, no? Mannaggia. Ok, vai. Donna. Faticosissimo, ce la possiamo fare. Perché mi sa, ho paura, ho questa sensazione di paura. Ovvero che Ursula mi sa che sta dormendo. Mi sa che se rispengo riaccendo il gioco forse si svegliano. Quest'altra probabilità, poi ci provo. Se no non so come fare. Ciao Wally. Perché mi stanno dormendo sti maledetti. Cioè, io boh. Avete tutto un intero giorno per dormire, dormite la sera. Ma io boh, cioè. Ok. Vai, ce la possiamo fare. Oh, Wally. Ok, vai. Oh, vai tutto col rischio. Boh. Scusate, non avevo notato che il mio gatto si era messo qua. Amore, che carino quando dorme. Ah, no, 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 no. No, non lo faccio mai. Ho paura di rompere il gioco. Tanto cerco un po' di livellare lei. Allora, tanto facciamo sti cosi. Allora, dove cacchio stanno? Ok. 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 E il terzo. Ok. Lampone, menta e cocco. Andiamo. Allora, vediamo un po' come stanno messi Remy e cosa. Dorme. Ah, sveglia Ursula. Oddio, grazie al cielo. Perfetto. Ok, Ursula è sveglia. Mi stava già per prendere un colpo. Mi stavo già per preoccupare. Allora. Quindi, bubble tea al lampone. Ora pensavo alla missione di pilastri. Chissà quando la sbloccheranno.
È vero, effettivamente. Io ora li ho messi lì dove boh, si erano messi, però effettivamente. Allora, bubble tea tra lampone. Perché non mi dà gli obiettivi quando servono? Eccoli. Ok. Poi. Ho sbagliato. Bubble tea, questo. Ok. E poi quell'altro. Perfetto. Che bello che hanno messo questa cosa, sta funzione di andare un po' più velocemente col cibo. Sta cosa sono troppo felice. Ok, poi Vanellope voleva. Aspetta, parlo prima con Vanellope, però mi sa che voleva delle cose. Bene, alle pozioni, senti pronta? Sai che non si tratta di pozioni? Sono buonissime. Prima che entri lì dentro, ecco di un suggerimento per ogni boss. Osserva come attacca. Quando solleva i tentacoli è il momento di agire. Deve essere proprio Ursula. Ok, va bene. Allora, stavamo dicendo, volevo cucinargli delle cose. Allora, insalata abbondante e tacos di pesce. Ok, così livelliamo anche lei. Insalata abbondante starà tra i primi. Ah, insalata abbondante. No! L'avevo trovata! Ok. E poi tacos di pesce. Che è uscito? Oh! È un secolo che non mi usciva qualcosa sulla cucina. Si vede che non cucino mai, vero? Infatti, appunto. E mi serve nei tacos di pesce. Boh, i tacos mo dove li trovo? Okay, non è qua. Andiamo qua. Tacos di pesce. Eccolo. Non hai peperoncino, malignazione. Patato, amore. Allora, intanto ti do qualcosa, ovvero il taco, no, qua l'insalata abbondante. Ok, yeah. E mi manca il peperoncino. Cazzarola. It's a problem che mi manca il peperoncino. Allora, andiamo da Ursula. Remy continua a dormire ostinato. Così carino. Vamos. Ho veramente paura che Ursula mi fa un coso del genere. Certo, sì. Vediamo un po' che vuole Ursula. Battiti con Ursula. Sei Eccoti. su, Giulio. Hai portato con te quella rumorosa creatura. Cosa posso fare per te? È stata un'idea di Vanellope. Voleva che combattessi con te. Pensavamo che potesse piacerti. Solo una mosciosa potrebbe pensare che sia una buona idea farmi perdere tempo in questo modo. Niente battaglia? Temo di no. Per quanto apprezzi una buona farsa, sono una donna impegnata.
Vi suggerisco di andarmene perché il tuo aiutante rompa qualcosa e non può riparare. Vado a unirsi al mio giardino per ripagare il suo debito. Mamma! Qualcuno è molto fortunato. Torna Vanellope. Questa battaglia è stata fenomenale. Ricordi il momento in cui ci ha minacciato? L'abbiamo fatta arrabbiare. Sì, la decisione di andare via è stata quella giusta. Mi avevo trasformato in cibo per pesci. Divertentissimo. Ok. La mia amica Tammy di un gioco di battaglie super intenso dice sempre: ritirarsi è una strategia, arrendersi no. Quindi per la prossima dobbiamo salire di livello e farci furbe per passare in vantaggio. Sì. Talmente cattiva da essere buona, giusto? È il momento di iniziare a prepararci per la nostra battaglia finale. Oddio. Ha un sacco di tempo libero. Trova la spada nella foresta del valore. Che cazzo? Vanellope. Vanellope. Mi sembra tipo, non so perché, FNAF che sarebbe Vanessa. Però vi giuro, fra un po' me lo metto insomma, quel suono che fa. Freddy, you're supposed to be on lockdown, Vanessa. Ecco. Mo' adesso. Vanellope. Ma che cazzo fai? Foresta del valore. Quindi è qua. Vola, vola, vola. L'ape maia. Massa spada, dove la trovo? Oh, una spada. Questo, no, questo. Ok. Aspetta. Ok, usa. Una spada. Carini! Carini! Vabbè, dai, simpatici. Ok. Mi tolto le ali, però simpatici. Non mi prende qua i frutti che ogni tanto servono sempre. Ok, perfetto. Ok, controlla come va la battaglia di Vanellope contro la signora Gothel per sicurezza. Vai, andiamo. Ma pure che madre Gothel si sta muovendo, giusto per sapere. Ah, ok, perfetto. Allora, preparati ad accogliere una distruzione caramellata. Prega. Dio santo, Vanellope! Oh Gesù mio, questa gli fa un culo. Eh sì, effettivamente, cioè, c'ha ragione. Oh mio Dio, che disagio. Oh mio Dio, che disagio. Non so se è ancora più disagiante Mirabelle che ha deciso di mettere le farfalle qua. Madonna, che disagio. Certo, ma la comprendo anche. Ma Vanellope, ma è imbarazzante. Dio, ti prego, dimmi che la posso riprendere. Dimmi che è imbarazzante. Non ho ottenuto nessun potenziamento. L'albero della sega si è rivelato un vero fiasco. Mi sembra il momento di finirla. Come il boss finale? No, oddio. No, no, Scar, no, ti prego. Oh, Gesù mio. C'è uno sgombro? Dio, che puntirone scape Scar. Voglio piangere. Povero Scar, io mi sono fatta il culo per fare andare d'accordo, ma guarda che casino, eh. Oddio.
Ma perché? Perché queste torture al povero Scar? Ah, Vanellope. Ho paura, ragazzi. Ho veramente paura. Sì, ho proprio paura. Saluti, Ce vecchio l'hai fatta? amico. Ora bisogna solo aspettarlo. Oddio santo. Per tutti ha funzionato. Eravamo lì dentro al momento il boss finale. Oh, Gesù mio. Oddio, Moscar, cioè, gli fa un culo così. E se lo merita. Se lo merita. Perché deve rompere le palle così a questi poveri cattivi? Non hanno fatto nulla di male. Ecco, infatti, guarda quanto è incazzato. Tutto là dietro. Oh, Scar, finalmente. patato. Mi dispiace. No, glielo dico. Ora perché sei qui? Sto secondando Vanellope. Sono qui per assicurarmi che non te la pappi, effettivamente. Hanno bisogno di divertirsi, ecco. Ok, dai. Raramente gioco. Guardia, la tua passione per i giochi è piuttosto infantile. Non mi avrai! Con la mia spada Pixel! Oh mio Dio, che disagio! Preferisco Ora muovermi sei nello sconfitto, scuro. Ravattere! Perdonami, ti prego. Madonna, che disagio. Madonna, che disagio! Ragazzi, che disagio, Vanellope. A parte sta cazzarola di tana. Me la leva. Ok. Mi sento molto meglio adesso. Ce l'hai fatta, hai sconfitto, vai, inoltre, wow, guarda il bottino per terra, non sono solo stata io. Che cos'è? Dove? Che bottino? Buonasera, buonasera! Come va? Che bottino? Dove sta il bottino? Ah, eccolo. Ho paura di sapere cos'è anche questo, Vanellope. Sì, stasera in veste da gioco. Grazie per esserti Hai visto il fermato! bottino che riconsenza disegnata? Sembra una specie di ricordo fatto a mano, forse una mappa del tesoro, ma entrambi andranno. Esatto. Io me la terrei stretta, Giulietta. Potrebbe servire anche in una prossima avventura. Ecco, andiamo a. Perfetto. Povero Scar. Povero Scar, ragazzi. Che figura di merda. Non so se era più imbarazzante questa cosa o quella con Buzz Lightyear. Veramente. Povero, povero Scar. Cioè, da quando è entrato in questo mondo. Solo figuracce. Chissà se gli piacciono questi fiori. Andiamo a vedere. Ciao! Devo livellarla. Ok, allora, tanto vieni con me. Ok, annaffiamo qua. Ricordo, che bello. Ogni tanto finalmente mi escono i ricordi. No, che io do? Non c'ho niente. Oh,
Poi gli ridò la sua roba. Dobbiamo livellarla. Sono in un camper a girare una cosa, non vi dico cosa, però vi faccio vedere le tre civette. Salutate! Ho qualcosa da darti. Cercherò di dargli tipo tutta la roba che lei vuole. Allora. Ah, ciao Vanellope, parliamoci. Ah, fa bene. Allora, dobbiamo arrivare a livello 10? Jesus. Sarà un casino. Andiamo a prendere intanto il fiorellino, va? Ma Jesus a dire poco. Oh, to Olaf. Ogni tanto compare di nuovo Olaf. Allora, tu lo vuoi bianco, mi sembra, sto fiore. Eccolo. Ok, tieni. Mazza, oh. Vediamo un po' se qualche altro fiore così a caso. Fa del bene. Boh, andiamo a vedere. Un po', mai dire mai, no? Dai, dobbiamo farla arrivare al 10. Madonna mia, non ci arriveremo mai. Inizierò a raccogliere per disperazione tutti questi fiori e a regalarglieli a manetta. Ho scoperto che regalare le cose fruttano tantissimo. Vedi? Cioè, mi ricordo di aver fatto questa cosa anche con Ariel, perché non potevo fare altrimenti. E con anche... con chi l'avevo fatto? Mi sembra Mirabelle, perché non riuscivo a fare anche quelli cose, gli obiettivi. Ok, rompiamo qua. Troppa roba in mezzo alle palle. Yeah, ho un botto di fiori. A quanto pare ti piacciono. Ma gli regalo le caramelle. Dai, quasi. Ok. Madonna mia, raga. Ok, livello 8. Ok. Che figo con tutto quello a fare. Fighissimo. Ok. Dopo lo mettiamo in casa. Se gli regalo tipo cibo, che reazioni ha? Intanto cerco tutti i fiori possibili immaginabili, almeno così. Oddio, mi sono incastrata. Ce la possiamo fare? Ok, fiori su fiori, ghiaccio su ghiaccio. Oddio, porella, il mio personaggino si sta stancando dalla vita. Ma se gli regalo caramelle? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Una ceppa di niente. Va bene, non te le regalo mai più. I fiori gli piacciono.
O te ne regalo a palate. Mo li cerchiamo tutti. E te li do tutti. Finito i fiori al campo così. Perfetto. A quanto pare veramente si livella prima regalandogli le cose che altro. Quindi io andrei in ogni zona. Andiamo a rompere qualcosa. E vabbè. Vabbè. Mi arrendo, ormai non lo faccio più. Tanto sono troppo ricca. Basta. Faccio un po' così, almeno livello un pochino, anche lei. Pulisco un po', che qua è un casino. Qualcosa per la casa, fico. Ah, dopo andiamo a vedere che c'ha Paperone, effettivamente. Ok. Perfetto. Gli regalo pure le pietre. Gli regalo un mondo, dai Vanellopina. Sto uovo mi sta dando troppo fastidio. Quando li leveranno queste uova? Oh, un ricordo. Mazza, oggi è veramente la giornata dei ricordi. Che carino. Oh. Almeno qualche immagine la sto finalmente finendo. Ok. Altro fiore. Vieni, Vanello, per dire regalo il mondo. Vieni. Allora. Ti regalo questa. Perfetto. Poi ti regalo questa. Perfetto. Poi sto già morendo di nuovo di caldo. Ti regalo. Ok. Questa. Perfetto. Quanto mi servirà secondo voi? Andiamo a scommesse, davvero, cioè. Quanti fiori e pietre vi serviranno per farla arrivare a livello 10? Ok, andiamo al prossimo mondo, qua. Aspetta che forse qua. Ok. Boh. Qua. Qua. Ok, ho finalmente un altro po' di questo. Alleluia. Poi, qua. Vamos. Mondo intero di cose, cioè. Un'altra, un'altra. Ok, poi qua. Ce la possiamo fare. Cioè, voglio arrivare almeno alla fine col Vanellope, su. Dove stai? Vanellopina? Vai. Ho qualcosa da darti, il mondo. Allora. Questi. Oddio, ancora più lenti. Ho qualcosa da darti.
Questo. Ok. Le pietre come sempre fanno un po' di più. Qualcosa da darti. Questo. Madonna mia. Ho qualcosa da darti. Dai, ce la possiamo fare arrivare a livello 9. Piano piano. Ce la possiamo fare. Prosciugo tutti i fiori della pelle, però. Andiamo. Ah no. Ah, non ho capito. È scura sta pianta. Ah no, così. È di default nel gioco, va bene. Oh. Oddio, aspetta che c'ho un po' di... Ok. Niente. Scusatevi. Allora. Allora. Ok. No, sai qual è stata l'ansia? Si è mossa la telecamera, quella che tengo d'occhio il gatto da sola. Mi è premuto un momento, cioè, l'ho lasciata fissa in un punto e una certa si è girata verso di me. Mi è messo un'ansia che ho staccato la telecamera. Eh sì, esatto. Mi ha un po' dimesso un po' di ansietta. Cioè, ti giuro, una certa l'ho vista muoversi, ma così a cazzo ho detto ok. I cinesi ci guardano. A quanto pare. Ti giuro, ho avuto un momento tipo... Che bello. Ogni tanto, capito? Ci sta. Non penso che sia normale che sia mossa così da sola a cazzo, vero? Porca troia. Giusto? Ok, perfetto. No, sì, l'app è chiusa, quindi... Si è proprio mossa da sola, sì, si è rivolta verso di me. Mi sono impanicata. Perché infatti io l'ho messa, io quando sono in casa, la metto in una posizione che non vede niente la telecamera. A un certo punto vedo che si è girata. Ho detto che cazzo sta... Cioè io non l'ho mai usata. Che succede? Perfetto. Che bello, io volevo solo tenere d'occhio il mio gatto. Va bene. Era solo quello. Io ho sentito dei rumori, quindi ho detto oddio, aiuto. Ho preso un po' un infartino. Allora. Oddio. Io volevo solo tenere d'occhio un gatto. Perfetto. Allora. Andiamo a prendere altri fiorellini, Vanellope! Sì! Allora, fiore, fiore. Adesso rimuoviamolo. Fa, non lo so, una cultura dei fiori qui. Spero che non serviranno per dopo. Che se servono per dopo è un problema. Allora.
Qua rompiamo. Madonna, che ansia. No, non li voglio toccare questi di fiori, quelli che stanno al di fuori, perché sennò ogni volta mi si sfanculano malissimo. Ok, poi... cercando di prendere tutti i fiori del pianeta Terra, praticamente. Non so a livello 9 cosa farò. Ottime domande. Ah, non me la ricordavo sta cascata. Ok. Stavo per andare a raccogliere i fiori dicendo: "Ah, che bella cascata". L'ho messa io. Allora, vai, Vanello, per altri fiori. Ah, infiniti. Ok. Ma si sta rompendo anche lei dei fiori, a quanto pare. Dai, piano piano. Lo possiamo fare. Sì. Dopo ci sentiamo. Ho preso un'ansia. No, ti giuro. Perché sta lì. Ho detto, oddio, aiuto. Cioè, sentivo un rumore strano. Pure il gatto si è girato, capito? Ho visto la telecamera che non stava nella sua posizione. Ho detto, Gesù mio. Perché è tutto a me? Cioè, ditemelo, perché sempre io? Lo possiamo fare, giuro. Sì, felicissima. Arriva a livello 9, dai! Oddio, lo possiamo fare. Che gli ho dato? Una carota. Un Ariel. Ciao Ariel. Dai, manca poco. Ok, perfetto. Livello... Ah! Oh, manca pochissimo! Tanto gli do un'altra roba. Questa. Oddio. Ok. Questa. Questa. Ok. Ok. Allora. Ok. 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 Ma qua c'era un botto di fiori, dai. Ok, ok. Ok.
Vamos. Ok. Io non ci vedo, non ci vedo. Altra qua. Dai, dai, che ce la faremo. Arrivare a sto dannato livello 10. Ce la possiamo fare. Tanto tutto ciò. Ho il Jack che sta dormendo in coma. Adesso devo ritrovare tutto. Dai, quasi la metà. Ti do anche questo. Ok. Consiglio è regalategli il mondo per farla livellare il più velocemente possibile. Madonna, se solo ripenso al fatto che qua era pieno di tutte quelle spine, ho un mazzo. Allora, qua togliamo. Devo dire, non vedo l'ora di che allargano un po' le zone. Tutta la roba. 8700 piedi. Oh, c'è un Woody. Ok. Qua ce ne sono altre. Andiamo a dare una martellata lì. Dai, dai, che sto sbloccando. Sa, dei diamantini. Sì. Sono tutti più felici. Vai. Altra roba in arrivo. Non mi è piaciuto che non ha alzato minimamente la stanghetta. Ah. Ok. Madonna mia. E c'è? E c'è? Come è faccettina? Questa. Già, l'ha spinta un po' di più. Ah. Allora. Ok.
Allora. Ah, ma non dovevo caricarlo? Io l'avevo caricato su YouTube, pensavo di aver fatto una cosa giusta. Ho detto, vabbè, almeno così non lo perdiamo. Non si caricano così i video su YouTube. Cioè, le storie là, no? Le storie video. Come li carichi, allora? Allora. Altri fiori. Altre mille e mille cose. Quindi tu li carichi dopo. Allora, intanto io continuo la mia mission di fiori. Infinita, ma siamo a metà strada. Oddio santo. La prossima volta la livello da sola, cioè. Ah, e allora toglielo. Ok, pensavo che li mettevi ogni tot. Allora no, toglielo. Ah, va bene, va bene. Avete le strategie di YouTube. Però non l'avevo messo a caso. Era intenzionale la cosa. Ho detto, vabbè, dai, facciamolo. Lo fa sempre Sara. Niente, dovevo chiedere. Ok. Giuro, stavolta non era per niente intenzionale. Oh, cazzo, era proprio pensato. Diamolo, dai. Ho preso quello che non volevo prendere. Ok, scendiamo di qua. E andiamo all'altro prato. Ah, va bene, perfetto. Levalo, basta. Mi hai convinto. Oddio. Allora, poi qui. Mi ricordo che al tempo tipo riempivo la giornata così. Questo. Poi. Da Vanello piace qualcosa. Oddio, c'è un coniglietto carino. Oddio, si sta stiracchiando. Che carino, Jack. Allora. Poi mi piace come ho decorato la casa. Ah, fiori. Fiori. Poi non se ne vedono di tante. Fiori. Fiori. Forse dovremmo cambiarla questa presentazione, visto che non facciamo le live solo il martedì e il giovedì. Lo diciamo sempre, ma non lo facciamo mai. Fiori. Fiori. Ok, vai. Continuiamo la nostra avventura. Ok. Però allora dovremmo dire tipo... in due o tre, ma lo facciamo quei giorni. Tutti i giorni, ma specialmente quei giorni. O qualcosa del genere. Tranne questo mese. Questo mese sarà un casino. Allora. Io ho dato. Vabbè. Boh, gli do questo. Ce la possiamo fare. Boh, questo. Dai, siamo quasi arrivati. Ce la possiamo fare. Voglio quella macchina di Vanellope.
Nella speranza non devo arrivare al giorno dopo, perché di solito devo sempre arrivare al giorno dopo, quindi. Lei è felicissima che la sto riempiendo di fiori peggio di Minnie. Cioè, penso di non aver dato così tanti fiori a nessuno. Andiamo a cercare altre pietre. E qua. Qui. Le persone vogliono pietre e fiori. Andiamo. Pietre e fiori. Finito i fiori. Tutta la valle. Ok. Ma che bello. Allora. Oh, dei girasoli. Guarda che bellini. Oh. Altri fiori. Altre bellissime cose. Qui. Ma sì, rompiamo anche questo così a caso. Perfetto. Ok. Oddio, quasi. Andiamo, vale. Che ti do? Allora, intanto ti do questa. Ti do questa. Magari riesco a salvare un po' di fiori? No. Ti do questa. Io ce l'abbiamo quasi fatta, signori e signori. Ti do i fiori. Per la tua gioia immensa, altri fiori. Altri 13.400 fiori. No, sarebbe troppo divertente se adesso lei tipo mi dice no, vabbè. Andiamo a raccogliere i fiori. Oppure. Comunque Sara, non puoi capire se ci sei ancora. È stato fantastico. Prima di cena, già che è impazzito, ha iniziato a correre come un pazzo peggio di ieri sera. Cioè... Ah, buonasera! Ma da quanto? Come va? Tutto bene? Buonasera, buonasera! Come va? È in botto! Si dovevi staccarlo di più! Era impazzito, vi giuro! Ah, che così? Che ti racconto? Ma oddio, c'è da... cioè... Che te possiamo raccontare? Non lo so, che vuoi sapere? Ecco, diciamola così, ho finito i fiori, cavolo. Dai, manca pochissimo! Devo livellare lei, se te lo stai chiedendo, devo livellare lei a livello 10. Ok. E che ti raccontiamo? Che vuoi sapere? Dici, dimmi. Altri fiori, altri fiori. Ah, si tira avanti. Oh... Un po' tutto molto... Grandi ostacoli, ma... Si va avanti, dai. Si va avanti. Tutto a posto. Ok, ho altri fiori. Io sono entrato che parlavi di fiori e pietre. Non mi pare un gioco che tratti cimiteri. Guarda, se continua così, questo personaggio sì. Potrebbe trattare di cimiteri. Perché non ne posso più.
Mi sta facendo fare figuracce con tutti gli altri personaggi. Ora comprendo Ralph spacca tutto quando non la sopportava. Poi nel secondo me l'hanno fatto disagiato che ne è dipendente. Però vabbè. Dai, 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 manca pochissimo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ciao, Gabri. Che bello, ragazzi. Sono contenta che siete arrivati proprio nel momento in cui ho livellato lei. A livello 10. Oh, alleluia. Oh. Capitan Pantaloni alla Zuava. Sta succedendo qualcosa di strano a casa mia. Dimmi tutto sullo strano. Ho veramente bisogno del tuo aiuto. Dimmi, non lo so, casa mia è in soqquato. Credo che abbia a che fare con la mappa che hai trovato dopo aver sconfitto, scusate, Scar nella grotta. Andiamo, andiamo. Abbiamo messo 80.000 anni a farti livellare, quindi andiamo, corri. Allora, Elemental, certo che l'ho visto. E lo volevo ancora, non sono riuscita a vedermelo in inglese. Perché, allora, il mio commento è sempre: sembra molto, hanno ripreso un po' da Zootropolis, quindi sembra un po' una rigiocata di cioè un po' una copietta di Zootropolis sulle tematiche, diciamo, del diciamo che alcuni personaggi vengono un po' messi da parte, la non accettazione, diciamo, della diversità, ecco, non mi veniva la cosa, la non accettazione della diversità è già stata rigiocata su Zootropolis e quindi l'hanno un po' ricicciata così. Per il resto, carino, perché la protagonista, cioè, non è una storia che si basa su una storia, diciamo, d'amore. La storia d'amore è un po' secondaria, e, perché la vera protagonista è proprio quella di fuoco, è lei, e, che deve scoprire se stessa. Ecco, quindi questa è la parte carina. Attraverso persone. Non per forza. Ma non mi sembra il suo quadro. Vanellope, non è il suo quadro la tua cazzarola di cosa? Solo un secondo ancora ti mostrerò la cosa strana. Chiudi gli occhi. Oddio, ho paura. Però è meglio vederlo in inglese, perché il doppiaggio italiano è tremendo. L'ha messo tu qui? Goditi la suspense. Va bene, dai. Allora, in battaglia... Ok. Ok, un classico. Ora devi assumere il giusto aspetto. Allora. Indossa abiti stile rustico. Vediamo un po'. Se il doppiaggio italiano è tremendo, stiamo cadendo in basso. Sì. Su alcune cose sì. Vediamo un po'. Metto questa. E torniamo da Vanellope con questa bellissima tutina. Sì, stiamo cadendo molto in basso, concordo. Ora gli abiti dell'avventura. Dirigiti alla locanda del roditore. Ok, dove si trova questa locanda? È davvero una locanda? Vabbè. Devo andare alla locanda del roditore. Trova il mago. Va bene. Tutto ciò speriamo che Remy sia svegliato. E io. Ragazzi, sta con la linguetta di fuori il mio gatto. Cioè, tipo, sta dormendo io così. Madonna, che carina. Oddio, si è messo la zampetta in faccia. Addio. Ok, se l'è ritorta. La dolcezza. E trova il mago. Io in tutto ciò non sono ancora entrata al negozio di Paperone. Dopo devo entrare e vedere cosa ci sta. Il mago. Eccoti. Ehi, Merlino! Ok, mi ha mandato per un'avventura. No, temo di non aver tempo per le zuccose follie. Sono fin troppo occupato. Ok. Ok, parliamo con Anna. Andiamocene ora. Vai, ciao Anna!
Ed è un sacco che non parlo con Anna. Sono contenta. Ah, vabbè, Spider-Man è stato fantastico, assolutamente. Quello è stato bellissimo, l'ho visto. Al mago... Oh, giusto, cioccoletto piedi gomma. Sono un vecchio mago rugoso con una barba molto lunga, un cappello a punta e degli occhiali minuscoli. Voglio salvare il regno, come tutti. Lo stesso ho provato con i miei incantesimi, con le gomme da masticare molte volte, ma senza risultato. Lasciati guardare questi vecchi occhi molto magici, un'umile contadina, che tu sia l'eroina che ci salverà tutti dalla noia. Ecco un segreto, la prima chiave. Posso darti solo una vera eroina. Per dimostrarlo, devi sconfiggermi in un duello magico. Alzo il mio bastone grande, faccio poi avere tortini di cioccolato. Ok, ne afferro alcuni. E nei riflessi impressionanti un tortino mi colpisce alla spalla. Sono imbrattata di crepe e barcollo all'indietro mentre cado. Il terreno sotto i tuoi piedi inizia a ammorbidirsi. L'ho trasformato in una fazza di cioccolato. Salto sulla terraferma. Non ti libererai così facilmente. Ti attacco. Non sono abituata ai livelli non magici. Metti i piedi verso i miei. Lancio il mio bastone. Ok. Ok, vabbè. Dammi sta chiave. È imbarazzante. Vanello, perché mi di fa fare queste cose? Possiamo andare a giochi di ruolo, scusa. No, non voglio. Niente, io non riesco a parlare con Vanellope. Aiuto. Ok, allora stavamo dicendo, dove sta? Levatevi, mi serve lei. Wow, sono niente. Felice. Riesco a parlare con Vanellope. No. No, ahimè no. Cioè, per ora no. Tutto può essere. Non riesco a parlare con Vanellope. Porca miseria. Oh, ce l'abbiamo fatta. No. Mi si è buggata Vanellope. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sei di ritorno e vedo che è la prima chiave. Cioè, significa che hai affrontato un duello. Cioè, ok, ok. È stato delizioso. Ok. Puoi chiamare la seconda chiave all'interno della grotta mistica. Grotta mistica, ma qual è? Ciao Gabri, buonasera, buonasera. Come va? Grotta mistica. Oddio, qual era la grotta mistica? Fatemi andare un secondo da Paperone a vedere se ci sta qualche... No, dopo, dai, dopo. Andiamo alla grotta mistica. E di che? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sono stata a rompermi le scatole a cercare di livellare Vanellope. Ora finalmente sono una contadina che va in missione a diventare un'eroina. Non lo so, Vanellope mi sta facendo fare cose imbarazzanti. Ok. Entriamo nella grotta mistica. Ok, trova il guardiano della chiave. Ok, chi sarà mai? Ti prego non mi dire Olaf, mi sento male. Dio. Ma perché? Io me lo aspettavo che era Olaf. Va bene, lo sapevo. Finalmente sei qui, ciao eroina. Aspetta, dovrei essere un grosso e spaventoso mostro di neve. Grrr, la sono la belva di neve. Ho dei fatti di, ghiaccioli appuntiti e scintillanti occhi blu. Il mio nome è Marshmaffreddo Mentolato. Oi, ti saluto che mi chiamano su Discord. Ciao, grazie di essere passato. Ciao. Sono qui per la chiave. Che coincidenza, voglio dire. Per ottenere la chiave devo risolvere i miei indovinelli. Ok. Sono fredda e quando voglio qualcosa mi ci metto di punta. Esatto. Sono sempre superiore a tutto. A volte non puoi vedermi. Sono posso squagliare e bruciare le cose. Sole.
Ok? Ero al concerto della filarmonica per il paese. Fico! Fico! Non esistono due uguali, cadono dal cielo, ma solo quando fa freddo e passano a qui. I pacchetti di neve. Ok, va bene, è stato più facile di quanto pensassi. Ok. L'eroina torna dalla relatrice con la seconda chiave, ma freddo mentolato è stato sconfitto. L'eroina ha bisogno di un'altra chiave per aprire lo scrigno e salvare legno. L'ultima chiave è nelle mani della principessa che è stata rapita dal terribile super cattivo che la tiene sul mostruoso labirinto. La farai? Ti sei trasformata da umile contadina a campionessa sconfiggi Maki? Ma che fico! Clarinetti, trombe, tromboni, fico! Ok, molto più figo di questa cosa che sto facendo con Vanemole perché è molto imbarazzante. Armati della tua spada di pixel e prepara qualche pozione. Dopodiché cerca un vestiario nel castello di Arendelle. Ok, andiamo. L'ho fatto. Ah, eccolo. Allora, metti in uso la tua spada, raccogli delle pozioni curative. Bubble tea al lampone. Ok. Quindi tutti i bubble tea che c'ho. Oh mio Dio. Ok. Madonna, che patato. Allora, vogliamo, andiamo a fare sti bubble tea. Pure mi è sveglio. Fammi fare anche quell'ultimo. Le caverne possiamo dire che riprende un pochino lo stile di Atlantis. Come stile. È un incrocio fra Atlantis e la sirenetta, sicuramente. Ci dovrebbe essere qualcosa qua. Mi sento confusa. Molto confuso. In mano hai un piccone e non hai paura di usarlo? Assolutamente no. Scoprono, creano. Sono potente con questo piccone. Ma non ci dovrebbe essere qualcosa? Mi sento confusa. C'è qualcosa che non quadra. Dobbiamo fare su selfie alla macchinetta. No, non è quello. Boh. Sì, sì, infatti. No, no, abbiamo sistemato il problema al microfono. Perché era un problema. Ma a me serve Remy perché ho capito che devo... Vabbè. Mi arrendo, non sto capendo. Forse sta qua. Ah, eccolo! Ok. E dopo ci torniamo. Adesso rifacciamo questo. Bubble tea al lampone. Vai.
Bubble tea, quindi è un dolce. Uno. Cucina. Sono tre microfoni uguali. Il tuo. Sì, sono tutti e tre uguali. Finito il latte, ovviamente. Ok. Sì, sono tutti uguali. L'ha presi Sara. Marble tea al lampone 2. Ok. E bubble tea al lampone 1. Ok, perfetto. Perfetto. Ok, trova il bestiario nel castello di Arendelle. Ok. Ok. Ce la possiamo fare a ricevere la terza e ultima chiave. Yeah! Allora, aspetta, no, è per niente, è cosa che mi sta facendo fare dei giochi, però per il resto sto aspettando qui nel negozio oggetti di prendere il castello, perché potrei avere un castello tutto mio e sono troppo felice, non vedo l'ora. Allora, Arendelle l'ho messa laggiù. Ammazza, sono rispawnati i fiori. Dai. Oh, guarda quante stelle. Oh, c'era Anna, guarda quante stelle. No, vabbè, c'è un problema di fondo e io non posso entrare, Christophe sta dormendo. Valente! Ho un problema di fondo, Christophe sta dormendo, io non posso entrare. Cioè, sono mio, perché? Che imbarazzo! Dopo Ria, no. Vabbè, torniamo dalla fata madrina intanto e facciamo questo obiettivo. Che palle, dov'è la fata madrina? Fermate! Dove stai scendendo? Scendo di qua. No, vabbè. Cioè, no. Perché io non posso, non riesco a finire un obiettivo una volta ogni tanto? Un obiettivo una volta ogni tanto? Cioè, ditemi. Qual è il problema di questo gioco? Dov'è la fata? No, raga, stava. Ah, eccola. Stava scendendo. Ok. Ciao mio caro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. Congratulazioni, caro. L'ho fatta. Che bello. Ma non l'ho mai finita. Cosa? Guarda chi c'è. Finita. Povera fata smemorina. Abbiamo finito. Perché non l'ho mai finita? Sono sconvolta aver lasciato qualcosa a metà. E io non so come fare un camper. Oddio. Una cosa, non vi dico cosa, però vi faccio vedere le tre civette. Salutate! Allora, scusa, facciamo così. Proviamo a riaprire il gioco nella speranza che Christophe non stia più dormendo. Ok. E rifacciamo da capo. Ok. Giulia, bevi. Eccomi, pronta a bere mentre aspettiamo e tutto quanto. Se no non posso finire l'ultimo obiettivo. Cioè, ma che so, ma ti salta in testa di metterti a dormire adesso? Oh. Un pochino, sì. No, sì, stasera un po' così è andata. Però so che domani torna Faffa e porto Mario, quindi sono contenta. Stasera è stato un po' più relax. Spero che Christophe non stia dormendo. Non so che fare, se no. Se tipo spostassi la casa? Non lo so, devo trovare il modo. Che vuol dire buggata la roba degli spettatori? Che senso, Sara? Ma perché si bugga tutto?
No, regà. Senta, devo fare la... Oh, avevi tutta la linguetta di... No, regà, stava dormendo tipo... Mannaggia a te. Mannaggia. Avevi tutta la linguetta di fuori. Mannaggia, era troppo carino. Quella faccetta. Cioè, Sara, lo avresti adorato. Ti prego, dimmi che Christoph non sta dormendo. Ah! Non so che fare. E se provo a spostare i mobili? Io provo a spostare la casa, magari, non lo so. Prego, dimmi che Christoph non dorme più, se n'è andato a fanculo. Mannaggia Christoph! Dai, mamma... Ma perché? Sì, cioè, non è possibile. Sara sta diventando The Sims. No, cioè, non è possibile. Tu ritira quella linguetta di fuori, eri adorabile. Oh. Mai una gioia in questa vita. Che è successo? Allora, bello questo, lo prendo. A parte il fatto che non mi fanno mai finire un obiettivo una volta ogni tanto. Bello anche questo. Ho deciso di comprare tutto quello che non ho. Anche se mi fanno cagare. Niente, semplicemente non riesco a fare qualcosa di decente, ovvero finire gli obiettivi, Robert. Cioè... Addio ora, to the loo. Ah, questo mi manca. Auguri vicino. Grazie. Poi, e questo ce l'ho. Poi, questo mi manca. Auguri vicino. Ok, cioè tutto, anche cose che mi fanno proprio cacare. Questo mi manca, tanto ce li ho i soldi, quindi lo faccio. No? Grazie, gentilmente. Perfetto. Buona giornata. No, aspetta, non mi ricordo se c'è lo, se, perché c'è il pallino rosso. Giulia sta trattenendo lo sclero time, più o meno. Grazie, gentilmente. Intanto compro roba, va. Sfogo il mio sclero comprando cose. Addio ora, to the loo. Buona giornata. Grazie, gentilmente. Ciao. Ok. Addio poi. Ora, to the loo. Auguri vicino. Mi piace che lui mi auguri vicino. Ciao. Cioè, belli sti pantaloni, dai, mi piacciono. Addio, sembrano molto. Ciao. Oh, ti compro tutto, non ti preoccupare, sei povero, e ti metto in al verde proprio. Ma questo è bellissimo, ma guarda! Vedi che tira fuori cose fighe? Questo ce l'ho. Su divano non ce l'ho, prendiamolo. Magari. Peccato gliela devi pagare. Ok. Penso di aver preso tutto quello che potevo prendere. Di fare un po' di soldi. Eh sì, io li faccio i soldi qua, a quanto pare. Mi sembra di aver comprato praticamente tutto. Perfetto, andiamo. A me serve che Christoph si svegli. Dio santo, che disagio. Controlliamo che Christoph si è svegliato. Dio santo, Christoph, svegliati! Per favore! Allora, intanto mi serve la fata madrina, perché ho scoperto che... Cioè, non l'ho portata a livello 10, sta povera cristiana. Dove sta? Dove è andata? Fermate! Tanto... Christoph, svegliati!
No, non mi arrendo, cioè, cazzo, voglio finire almeno una volta la questione, perché, cioè, dico sempre a Sara, porca miseria, non riesco mai a finire un obiettivo. Finisce sempre tipo a metà. Sì, Bene, praticamente sì, eccoti qui. esatto, Gabri. Facciamo qualcosa insieme! Sì! Rinizio a collezionare fiori. Tanti fiori per la mia gioia. Altri fiori. Aiuto tanti fiorellini. Allora. Esatto, no, 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 sì, cioè, proprio sì. Mamma mia. Mi sono proprio scordata di livellarla pure, no? Vediamo un po', che ha qualcosa da darti. Allora, intanto incominciamo con... Ah, il giglio. Aspetta. Gli posso dare queste cose che già lei vuole. Allora, intanto... Ok. Facciamo qualcosa da darti. Allora, ringa marinata, caramella alla menta e giglio stellato blu. Giglio stellato blu, mi sembra che lo possiamo ritrovare. Giglio stellato blu. Dove stanno i gigli? Aspetta. Allora, questo. Giglio stellato blu, foresta del valore. Perfetto. Andiamo alla foresta del valore. Dov'è la foresta? Ah, di qua. Okay. Voliamo! Eccolo! Perfetto, qualcosa da darti. Bellissimo, giglio stellato. Oh! Ci sei felicissima. Altri fiori. Visto che Christophe non si sveglia, livelliamola. La fata madrina, no? Ok. Sì, Anna che sa benissimo che dovrebbe svegliare Christophe, ma non vuole fare nulla. Questa è la situazione. Allora, andiamo a prenderti la ringa marinata e le caramelle, va. Tanto. No? Mamma mia, che carino quando dorme. Allora. Allora, caramelle. Allora. Esatto. Tutta colpa di Sara. Eh sì, di Sara. Sì, Anna. Perché ho detto di Sara? Vabbè, Sara anche lei ha le sue colpe nella vita. Così. Sì, esatto. Allora, tieni, ti do questo. Ok.
E poi ti do questo. Perfetto. Sì, sì, stanno sempre... Elsa sta sempre al ristorante. Elsa vuole sempre mangiare. Chissà come mai. Vero? Riusciremo a farla arrivare a livello 10? Cioè, questa mi piacciono i migliori. Cosa non gli piacciono i fiori, no? No, per niente. Boh, voglio dare anche una bevanda. Disperazione più totale. Allora, perché praticamente se vedi, mi manca... Mo te lo faccio vedere... Mi manca un obiettivo da con lei. E l'obiettivo si sblocca appena arriva al livello 10. Quindi devo farla arrivare, vedi, livello 10. Devo farla arrivare a livello 10. Se non la faccio arrivare a livello 10 non mi si sblocca quell'obiettivo. Mi sono proprio dimenticato un obiettivo della fata madrina, porella. Perché alla fine, quando è stata sbloccata la fata madrina, c'è stata tutta la storia in mezzo con la mia nemesis, diciamo, la mia versione cattiva. E quindi io mi sono concentrata molto su quello. E ho proprio bypassato la povera fata madrina. Vediamo un po' se Christophe si è svegliato. Tanto controllo. Niente, continuo a dormire. Non so più cosa fare. Più o meno. Praticamente sì. Quindi il consiglio è, quando diciamo si fanno queste cose, di regalargli o fiori o gemme. Che sono quelle che la livellano un po' di più. Che non sto avendo nulla, però vabbè. Ora no, devo dire, per me lo faranno. Aladdin poi arriverà. Effettivamente sarebbe interessante poter mettere il genio e tutto quella parte lì. Ancora non hanno fatto vedere nulla per ora, quindi si vedrà. Cioè, per me... Ah, vabbè, no, aspetta! Jafar vogliono far venire al prossimo, diciamo, aggiornamentone, ecco. Vogliono far introdurre Jafar, quindi sicuramente introdurranno anche Aladdin lì nel mentre. Sicuramente. Ti do altri fiori. Se la stanno giocando molto lentamente per me, perché non vogliono fare tutto troppo velocemente. Dai, beh, siamo quasi arrivati, dai. Manca poco, manca poco. Ok. Dai, ce lo possiamo fare. Mamma mia, vedo questa sbarra che piano piano... Non so più che dargli. Che gli do? Nuovo. Che gli do?
Boh, questo. No, cambia un cazzo. Ah, mi servono altri fiori. Altri fiori. Niente. Eccone. Altri ricordi. Ah. Ok. Altri fiori. E beh. Dai, ultimo. Ah, ce l'abbiamo fatta. Alleluia. Ah. Ah, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Allora. Oh, santo cielo, quanto tempo, da un po', sono terribilmente stanca. Vabbè. Seguiamo, perché a quanto pare, qui, Christoph sicuramente sta ancora dormendo. Oddio. Aiutatemi. Cioè, non è possibile. Io sono salita un secolo che non la facevo, che... Merlino! Ah, sta a casa. Merlino! Oddio, mi so... Ok. Non lo so, adesso si è messo a dormire. Almeno gli altri più o meno se li risvegliavano dopo un po'. Fanno apposta. Merlino, parliamo! Allora, per Vacco, posso farti qualcosa? Fate la memoria è stanca. Ho notato che si lavora molto. Hai ragione. Allora sta a noi prenderci cura di lei. Perfetto. Prepariamo un pacchetto benessere. Ok, vabbè, dai. Guarda qui. Cioccolato alla menta. Ok, che devo fare? Lei ha un cesso e che parla con un'unsola. Oh, che carino, è vero. Non ci sta. Non so perché non l'hanno messo. Oh. Allora, devo creare un cesso. E parlare con Ursula. Ok. Ok. Non ho ben capito dove è il cesto. Se non me lo mettono tra le prime cose, significa che o non lo posso fare. Come lo creo il cesto? Ah! Aspetta, mi sa che l'avevo visto. Davvero? Ah, davvero? Ah, fibra per 6. Ok. Ma che carino! Infatti! Vabbè, il mio è... allora, nel gruppo Ageshi è Raganella Chiacchierona, invece in quello Shenjie
Lepre dirompente. Ok. Che carino! Molto bellino! Dove sta Ursula? Vediamo un po', Christophe non si è svegliato. Ursula me la so persa. Dove sta Ursula? Qua. Perfetto. Civetta perché sono una persona che non parla molto ma ascolta gli altri. Ah, vedi? Premurosa perché se devo fare una cosa non ci penso due volte. Oh, carina. Ci sta tantissimo allora. Molto azzeccata. Devo parlare con Ursula. Sei qui finalmente. Guardando un pacchetto, oh. Vabbè. Beh. Ok. Ok, pacchetto benessere. Ricariamo. Christophe? Sapatemi. Vabbè, ci sta allora però. Cioè, assolutamente ci sta. Allora, ho sbagliato cosa. Oddio, lo posso creare qua da Pippo. Perfetto. Parla con Merlino della festa. Oh, Merlino sta sempre a casa. Christophe, niente, dormi. Aiuto, mi ricordo ancora quel giorno per il Totem Scout la notte su... Sì. Ma tu l'hai fatto al tuo primo anno o al tuo ultimo anno? Perché ho saputo che questa cosa dipende dal gruppo. Al tuo primo anno di reparto o al tuo ultimo anno di reparto? Dov'è Merlino? C'era Merlino? Primo. Ok, come a me. Eccolo. Beh, sei un po' in ok, ritardo, vai, costruire una sarà splendido. Pareva da... tanto di cappello. Anche se preferirei tenerlo. Vetro. Ok. Che bello che faccio le cose per... qua Christophe ancora niente, sicuramente. Giuro aspetto. Si sveglia Christophe. Non so come, ma lo aspetto. Oddio, mi manca la sabbia. Che palle. Ti prego, Christophe, svegliati. Cioè, non è possibile. Ah, bentati, dovevamo fare un percorso di gruppo. Avevamo messo il secchio d'acqua e il percorso sbirciato l'avevo dato. Bravo. Sì, queste prove le facevano fare un sacco anche a me. Ma tantissime. Ma veramente un botto. Io che avevo fatto? Dovevo cercare una candela nel bosco. Accesa, di notte. No, perché me l'avevano messa nei rovi. E quindi devo cercare di prenderla nei rovi. Che carini, vero?
No, no, era proprio una candela, infatti un'altra l'aveva tipo spenta. No, aspetta così perché. Ok. Forse ci dovrebbe passare sta sabbia. No, 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 proprio candela, candela. Oddio, me ne mancano ancora altri 10 di vetro. Niente. Corri. Allora. Prendiamo tutta la sabbia che c'è qua. C'ho tutta zona, mare, montagna, boschi, salute, tutto. Ok. Ok, proviamo laggiù. Dai, che ho finito tutti i sassi per le sabbie. Merda. Oh, Mati che gioca a Super Mario Odyssey, ma che novità! Cioè, io boh. Sì. Christoph? Niente. Io vi prego, svegliatelo, per favore. Sì, perché è online e quindi si vede. Allora, per fare un vetro, 4 di sabbia. Quindi altre 5, 12. Inizio a fare questo. Questo potrebbe essere un problema se inizio a fare così. Christophe, svegliati per favore. Madonna mia. Giuro, sto per mettermi davvero a cercare come si svegliano i personaggi, non lo so. Più 2, 4. Boh, farò un campo. Sì, infatti. Per me lo faranno. Ok. Ma quanto mi serve la sabbia? Da 1 a 1000, 1000. E ovviamente non sta uscendo sabbia. Ma monete. Ah, forse Cristoffo però ce l'aveva la sabbia. Aspetta. Andiamo a vedere qua. Dio santo Cristoffo che.
Però se adesso io lo chiamo al negozio, forse si riavviva. Un po'. No, questo è Pippo. Come va? No. Ciao, chi sto? Niente, non c'ho... Non c'ho nemmeno la sabbia. Niente, continuo a dormire. Aiuto. Svegliati. Che palle. Ma spawna solo col negozio. Che palle. Vuol dire che, insomma, cioè, non è proprio lì. Cioè, quello che mi serve non lo trovo mai. È possibile questa cosa? ¿8700? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ok. Proviamo a vedere se basta. Non mi ricordo quanto ho. Non so che fare, perché il vetro adesso è difficilissimo, perché non ho le rocce e la sabbia. Però ce la posso fare, dai. La mia bellezza. Confido in me stessa. Oh mio Dio! Cioè, mi manca... Quanto mi manca ancora? Tre vetri. Tre vetri! Non ce la farò mai. 12. Non ci sono altri sassi? Greve! Cioè, Christophe dorme e non ho vetro. Non ho mai prosciugato così tanto qualcosa. Ah, perché non posso? Infatti sì. No, così. Ma in tutto ciò sto creando un orto, ovviamente, eh. Non è che sto cercando della sabbia, no, no, sto creando un orto. Che ovviamente non c'è. Che gioia. Oh, un po' di sabbia. Faccio anche qua. Tanto poi si leva. Sì, praticamente sì, concordo. Ok. Beh, c'è un trucchetto per togliere tutte queste buche dopo senza che le riscavo. Ed ecco i tappeti. Se inserisco i tappeti lì mi toglie tutto. Quindi. La possiamo fare, confido in... Cercare di tirar fuori se sabbia. Non so quanto sono arrivato. Proviamo a vedere. Boh.
Elsa, aiutaci tu. Madonna. Sì, l'abbiamo fatta. Ok. Oh, crea Fairy Tail. Ma è bellissimo. Ci credo che ci ho fatto tutto sto mazzo. Ok. Bellissimo. Allora, prima facciamo quella cosa dei pappeti perché è mostruosa. Allora, se voi fate questo, cioè, vedete? Io lo inserisco, ta-da, e si leva. Così. Ok. Qua lo metterò. Questo lo rimuoviamo. Ok. Bellissimo. No! Sì. Bastardi. Maledetti. Va bene. Io mi ricordavo che si faceva così. Vabbè. Cambia formato immagine. Facciamo così. Nascondi l'interfaccia. Facciamo una bella fotina così. E poi così. Ok. Maledetti. Uffa. Ok. Adesso per questo ti prendi cura. Ok. Ok. Che bello, mi ha regalato il gazebo che ho fatto io. Grazie. Aspetta. Sta fuggendo via. Fatemi morire. Guarda come corre. Guardala. Dai, corri. Su, andiamo. Dai. Te devo seguire io, non mi devi seguire te. Dai, andiamo. Senti, mi teletrasporto. Magari l'aiuto. Christoph dorme. Cioè, quando c'è un obiettivo, perché fanno che i personaggi dormono? Arriverà la fata smemorina? Eccola! Usciranno i nostri eroi? La aspetto. Eccola! Corri, corri! No, come corre? Mio caro. Eccoti qui, il mio posto preferito nelle terre dimenticate. Non è un paragone bellissimo, splendido. Ma certo, non ti ho dato il regalo, vieni con me. Ok, mo adesso andrà alla torta. Alla torta. Lì alla zucca. Eccola. Salve, questa mia cara è per te, segno un'amicizia, una zucca gigante, una cosa... No, così non va, vedi il body in buco. Sì, una zucca carrozza, yeah! Che bello! Ecco qua, l'abbiamo fatto. Non c'è più la zucca. Perfetto. Abbiamo finito. Mi manca solo Christoph. Andiamo un po' sta zucca. Dove la metto? Non c'è un bel posto dove metterla. Andiamo un po'. Tutto. Eccola! Mazza che bella! Dove te metto? Non so dove metterla. Oddio! E la metterò qua? Non so dove metterla.
Dove cacchio la metto? Perché c'ho? Ah, qua. Andiamo a vederla. Non ti buggare, ti prego. Ok. Non ho altri posti dove metterla. Che bellino. Molto bellino. Molto bellino. Ci sta. E tutto ciò. Che so. Non so che fare. Cioè, non so proprio cosa fare. Perché dice, provi a bestemmiare i mostri del castello di Arendelle. E quello è il castello di Arendelle. Cioè, non so come svegliarlo. Boh. Cerco un modo. Come svegliare... personaggi. Cioè, è assurda sta cosa. Sì, vabbè, cioè, c'è scritto i personaggi dormono esattamente 4 ore ciascuno. Sì, vabbè, l'allero. Cioè, da quanto Christophe è andato a dormire? Ma dai, ma modo, cioè, non è giusto. Vediamo un po' gli orari di Christophe. Allora. Ah, volete sapere da che ora? Dalle 22 alle 2. Vaffanbene a Christophe. E quindi niente. Non posso fare nulla. Sempre così, eh. Io finisce sempre che mi manca qualcosa da fare. Se no non ne sono contenta. E basta, allora ragazzi, io farei così, che al prossimo aggiornamento, come sempre, finisco di portare l'ultimo pezzo dell'aggiornamento precedente, perché io porto sempre qualcosa dell'ultimo pezzo dell'aggiornamento. Cioè, è assurda questa cosa, è veramente assurda, è proprio assurda. Cioè. E basta. Che dobbiamo fare? Detto ciò, insomma... rimarrò così, molto bellina. E va bene, dai. Allora, non penso che posso rimanere fino alle 2 di notte così, perché, insomma, vabbè. E ci vediamo al, diciamo, domani con Super Mario Galaxy, quello, insomma, il 2, che facciamo il boss finale e poi continuiamo a prendere altre 20 stelle su 20 stelle su 20 stelle. E grazie che avrete la compagnia, insomma, nella parte finale della serata. E per il resto, ci vediamo. Buonanotte a tutti, grazie per avermi visto. Ciao ciao, ciao.